Ci troviamo a Parrano, in località Pievelunga, e siamo nell'azienda agricola Tedeschini. Siamo venuti a capire che cos'è questo e come vive questo gigante equino quasi scomparso, il cavallo agricolo italiano che è classificato da tiro pesante rapido. E questo è un termine tecnico, però è veramente un gigante equino meraviglioso. E chiedo subito a Isabella Tedeschini, che è con me, con il padre titolare dell'azienda, che è Gianfranco, chi ci fa un cavallo da tiro pesante rapido in una città slow? Allora, fondamentalmente la definizione è, appunto, come dicevi tu, Pier Giorgio, tecnica, nel senso che il cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido è un cavallo che tendenzialmente, appunto, è votato al tiro di corpi pesanti, come possono essere appunto carrozze, arabi, eccetera, ma con un ritmo rapido. Il ritmo è dovuto alle sue caratteristiche morfofunzionali e in particolare, appunto, è stato selezionato proprio con delle prove funzionali negli anni 20 fino a poi ad arrivare ai risultati odierni. E siamo, appunto, come dicevi, in una città slow, quindi fondamentalmente noi, con la nostra azienda, il nostro progetto aziendale è dare un nuovo futuro, tra virgolette, a questo cavallo, una spinta verso quelle che possono essere le nuove esigenze, in particolare dei servizi ecosistemici, quindi tutto quello che sono i lavori agricoli e la fruizione forestale all'interno di questi territori che sono, appunto, spopolati, prettamente di zone montane, impervi da raggiungere, ma che grazie al cavallo possono essere fruiti perfettamente, sia a livello, appunto, da carrozza che da sella, che poi anche a lavori agricoli prettamente con delle macchine speciali che possono essere cablate su quello che è il cavallo, il lavoro col cavallo. Perfetto, quindi abbiamo compreso molto bene che, scherzi di parole a parte, qui stiamo parlando di un'attività assolutamente slow, vero Gianfranco? Un cavallo massiccio, un cavallo fuori dal tempo che diventa invece modernissimo. Certo. Un cavallo, abbiamo visto, un mantello tipico, meraviglioso, sauro, con questa criniera, questa coda. Dopo mi deve parlare anche della coda, certo, perché dobbiamo sapere, Gianfranco ha contribuito a preservare la coda in questa razza, in questa varietà di cavalli straordinari. Cavalli docili, abbastanza, diciamo, affettuosi in linea generale, e usate anche un termine tecnico, nevrile, ci spieghi lei? Sì, ma questo è stato l'impegno della nostra azienda, riuscire a tirar fuori un cavallo particolare, perché questi cavalli originariamente erano un po' più bassi, un po' più tozzi, meno adatti al lavoro di campagna, meno adatti soprattutto al trasporto delle persone, perché il cavallo da sella è particolarmente più longilineo, più alto, eccetera. Noi ci siamo impegnati, appunto, come azienda, a selezionare degli stalloni particolari e delle fattrici particolari per arrivare a questo modello di cavallo, che è un modello molto particolare, perché è un cavallo alto, le fattrici arrivano a 1,60 m, 1,62 m, e sono tutte le nostre fattrici hanno quella dimensione, non ce n'è una più alta, vanno dall'1,60 all'1,62 m. E lo stallone invece arriva anche a 1,70, 1,65, 1,70 è un po' fuori tipo. Però noi abbiamo cercato, appunto, questo cavallo perché l'altezza, diciamo, lo rende più agile a certi movimenti, anche per l'uomo che va a cavallo sul cavallo. Se il cavallo è più lungo, più agile, c'ha dei movimenti che sono più fruibili proprio per l'assetto della sella, eccetera, eccetera. Quindi è stato un impegno nostro e abbiamo raggiunto questo modello di cavallo, che è un modello molto apprezzato, e stiamo vendendo a diverse altre aziende proprio per fare questo tipo di lavoro, cioè il lavoro di campagna, il lavoro anche sugli agriturismi. Io usavo anche in agriturismo per trasportare la gente sulla carrozza, eccetera, eccetera. E sono, diciamo così, un cavallo adatto, ecco. Un cavallo davvero adatto, speciale. Un cavallo speciale perché raggiunge 800-900 kg di peso i maschi, anche 10 quintali, le femmine sugli 800 kg. Insomma, hanno una doppia funzione. Robusti, magili, quindi. Robusti, magili. Certo. Io continuo con lei su una domanda specifica sull'allevamento, dato che l'allevamento di famiglia, certo, no? Ormai sono più generazioni. Sono tre generazioni. Ma il margine di mercato, che ovviamente la passione è evidente nelle vostre parole, certo, e nei vostri volti e anche in quello che state facendo, ma ci vuole comunque, oltre a questo, un margine di mercato sufficiente. Quindi oggi è possibile
rientrare in questo tipo di attività, e questo è una vera attività slow, certo. Si parla tanto di resilienza, ma poi pochi la mettono in pratica, certo. Voi la state mettendo in pratica, sì, con sì, il vostro noi lavoro. Stiamo cercando di dedicare questo tipo di cavallo proprio al lavoro, perché poi parecchi li usano anche come cavalli da riproduzione, l'alimentazione sì. umana, eccetera, però noi abbiamo cercato proprio, stiamo cercando di selezionare questi soggetti con queste caratteristiche, possono essere usati più per il lavoro, più per l'attività equestre, per l'attività di volteggio per i bambini, perché sono anche animali molto docili, sì. per cui voglio dire si avvicinano, tu qualsiasi età è indicata per poter usufruire di questi cavalli, dal vecchio al bambino piccolo, perché sono cavalli poco nevrili, insomma, non hanno degli scatti improvvisi, delle cose che tipici del cavallo da sella, insomma, certo. il classico cavallo da concorso, il classico cavallo da corsa, eccetera. Buon carattere. È un buon carattere, un cavallo placido, buono. Beh. Isabella, allora approfondiamo, perché qui ci sono tante cose da scoprire. Una di queste è che l'allevamento è brado, cioè esatto. questi cavalli e queste cavalle girano per tutti gli ettari dell'azienda Tedeschini, ma non ho capito bene, allora brado, semibrado e stallino, uh-huh. vengono a partorire le fattrici ovviamente al riparo sì. dai lupi, ma com'è la questione? E poi approfondiamo il fatto che siete un'azienda biologica, quindi biologica sia per i cavalli che per il resto, sì. e anche l'uso dei cavalli è molto importante oggi, no? nella nuova agricoltura agrobiologica. Anche per fertilizzare i terreni. Esatto. Assolutamente, infatti il nostro concetto è proprio partito da questo, intanto una grande estensione aziendale, perché noi abbiamo un'azienda di circa 100 ettari, quindi chiaramente avevamo bisogno di rifunzionalizzarla in determinate maniere, in particolare tenerla regimentata soprattutto dal punto di vista dell'espansione boschiva, perché ricordiamo che appunto i boschi si stanno riprendendo anche per fortuna, no? diciamo grandi estensioni, però è necessaria anche una cura degli spazi aperti. E quindi l'azienda ha diffuso l'allevamento completamente brado, non solo per il benessere animale che per noi è primigenio, ma anche e soprattutto per tenere puliti e regimentati le zone di pascolo o comunque in generale vicine al bosco. Loro possono essere liberi di scegliere se stare al coperto, perché o è troppo freddo o piove, e, diciamo, il cavallo è libero, quindi fondamentalmente noi promuoviamo questo allevamento brado perché il cavallo può esprimere se stesso e la sua individualità e soprattutto in branco, quindi il cavallo tende a non essere mai lasciato da solo, anche perché per la sua stessa natura biologica un cavallo è un animale che vive in branco, e poi perché fondamentalmente la differenza tra il cavallo che vive all'aria aperta è la serenità mentale rispetto a quello che vive sempre costretto in stalla, e chiaramente questo è il nostro obiettivo, avere un cavallo sereno, pacioso, che possa essere collaborativo con l'umano, ma anche sempre monitorato, sempre maneggiato, perché poi è quello che lo rende appunto di buon carattere e usufruibile dall'essere umano. E poi per quanto riguarda appunto il discorso proprio della tipologia di caratteristiche della nostra azienda, è il fatto di aver fatto una scelta ben precisa, quindi convertire l'azienda al biologico. Gli stessi cavalli sono certificati biologici perché noi tendiamo appunto a eliminare qualsiasi tipo di contaminazione che possa venire alle colture o comunque in generale all'azienda, quindi eliminare e ridurre il più possibile i macchinari per andare sempre di più verso un'agricoltura che è fatta con gli animali, quindi agricoltura biodinamica. Straordinario questo ritorno al futuro in una città slow. Concludiamo con una domanda a tutti e due, partiamo da Gianfranco sul futuro di questo cavallo agricolo italiano, in questo caso da tiro pesante eppure rapido. Anche una domanda personale, dove va a finire e qual è la tendenza della vostra straordinaria azienda? Speriamo che finiscano tutti quanti in bene, nel senso che vanno ad aziende che li usano per quello per cui nascono. E poi il discorso del futuro di questo cavallo è legato al turismo, sicuramente più attività turistica si farà nelle campagne e più questo tipo di animale funzionerà e vivrà a lungo, insomma, ecco, perché questo animale nasce appunto per far conoscere degli ambienti che altrimenti non si potrebbero conoscere, sia sellato che attaccato, che anche con trasporto di cose, facendo dei trekking a piedi, lo usi per portare le vettovaglie, per le tende, le cose, per
per vedere dei posti come vedete qui nel nostro ambiente che altrimenti con le macchine non sarebbero fruibili. Uso forestale anche in territori delicati ambientalmente, cioè, no? Che siamo dentro la riserva UNESCO MAB, assolutamente. Quindi, insomma, del Montepeglia. E il Momelonta, che appunto la nostra azienda per portare il bosco fuori, il taglio del bosco. Taglio del bosco. Questi sono animali utilissimi. Diciamo che appunto anche il fatto Sabella, di essere... A te, il futuro. Grazie. Il fatto di essere crocevia, no? La nostra azienda, inclusa tra queste due riserve, appunto quella che ricordavi, del MAB UNESCO, da poco riconosciuta, e poi l'altra riserva appunto storica del Parco Stina, del Momelonta, chiaramente per noi è un elemento culturale, quindi noi dobbiamo ripartire da quelle che sono le basi. Ricordo che questa appunto è Pievelunga, è la sede proprio legale e da dove parte tutto. Poi abbiamo un'altra unità operativa nella frazione sempre di Parrano Frattaguida, dove appunto lì c'è la più grande estensione di terreno e poi comunque ci sono anche delle caratteristiche storiche e culturali di quella specifica proprietà, dove appunto ci sono stati rinvenuti i resti di un incastellamento di una chiesa dove appunto veniva amministrata la giustizia e appunto lì era il Monte Frumentario. Quindi noi abbiamo deciso di fare un'analisi di quello che era l'azienda e poi appunto valorizzare tutti gli aspetti, non solo l'agricoltura pure semplice, tradizionale, ma anche tutte le attività connesse. E comunque il principe rimane sempre il cavallo agricolo italiano da filo pesante rapido. Grazie. Grazie a te, Piergiorgio.